mio. E poi, visto che ieri non c'eravate tutti, riepilogo velocissimamente attraverso queste immagini quello che abbiamo detto ieri, no? Noi abbiamo visto ieri, facendola breve, se no vi faccio tutta la lezione e non mi va di tenervi troppo tempo. Ieri abbiamo visto che dopo Nerone, no, c'è un anno, il 69 d.C., in cui addirittura Roma rischia di ripiombare nell'atmosfera convulsa e caotica delle guerre civili. In effetti, pensate che in un solo anno prendono il potere ben quattro imperatori successivamente. Comincia con Galba, un generale che viene incaricato di, insomma, di gestire il passaggio da Nerone a qualcun altro, lui pensava lui. Poi c'è Otone, un altro generale che viene acclamato dalle sue truppe, dice vai, vai te a fare l'imperatore. E lui in effetti caccia via Galba e ci si mette lui. Stessa sorte subisce però anche Otone perché Vitellio, un altro generale di legioni lontane dall'Italia, però ecco, queste legioni dicono no, no, vai te che sei più bravo. Insomma, Roma rischiava di ripiombare nel vortice del caos, no? Politico-istituzionale, insomma, anche militare, no? Quindi, ecco, chi vince finalmente è Vespasiano, un generale, insomma, anche lui, un uomo di armi, insomma, questi imperatori della dinastia Flavia, perché la gens da cui vengono sia Vespasiano, sia il figlio Tito, che il figlio di Tito Domiziano, appartengono appunto alla gens Flavia. Quindi vedete, Giulio Claudio con Nerone, abbiamo detto ieri, finiscono, no? Sapevamo. E qui ci sono tre imperatori che gestiscono praticamente il principato, l'impero, nella seconda parte del primo secolo d.C. Quindi arriviamo fino alla fine di questo secolo. Vespasiano, Tito e Domiziano portano avanti il solito discorso, cioè ci aiutano, no, a sottolineare quello che dicevamo già tante volte, cioè che anche loro, se sono saggi, intrattengono un rapporto, come dire, proficuo e corretto e equilibrato con il Senato, che rimane pur sempre un centro di potere importantissimo, chiaramente. Chi non lo fa e chi esagera nell'autoritarismo, nel mettere da parte il Senato, per esempio qui Domiziano, viene poi eliminato da una congiura appunto foraggiata, finanziata dai senatori. Quindi lo stesso meccanismo ci sarà poi anche nel seguito della storia imperiale. Quindi quello che è successo con i Giulio Claudi, ahimè, succederà anche successivamente. Vespasiano è importante perché intanto è uno degli imperatori saggi, tra virgolette. È uno che pubblica però questa cosa qui, ieri l'abbiamo letta nelle parti più interessanti, magari ne vediamo solo un pezzettino, è una legge che fece approvare dal Senato in cui finalmente, no, si dice chiaro e tondo che Roma ormai è un regime semimonarchico, praticamente. Vedete, qui c'è scritto, questa legge si chiama in latino Lex de Imperio Vespasiani, cioè legge sul potere di Vespasiano. Oppure addirittura l'ex regia, cioè legge reale, appunto. Ma in effetti il Principato, così come l'aveva pensato Augusto, insomma, con molta prudenza, però si potrebbe chiamare un regime monarchico, no? In effetti. E qui praticamente in questa legge, questa è una riproduzione in negativo, però vedete, per far leggere meglio il testo, di una lastra di bronzo che veniva fissa, insomma, in modo che la leggessero tutti e rimanesse lì, vedete, praticamente si dice che, qui c'è la traduzione, c'è la trascrizione in latino e qui la traduzione in italiano, io l'ho messa su Moodle, chiaramente, quindi se volete, se incuriosisce, vedete praticamente dice i poteri che ormai da adesso in poi, da Vespasiano in poi, saranno da attribuire all'imperatore. Quindi ecco, per esempio, qui secondo me questa era una clausola assolutamente onnicomprensiva, no? Cioè, questa legge dice che egli abbia il diritto e il potere di compiere e realizzare qualunque cosa riterrà utile alla res publica. Quindi, ancora si chiama res publica, è un sinonimo di Stato, diciamo, e consono alla grandezza delle questioni divine, umane, pubbliche e private. Quindi, praticamente, insomma, l'imperatore ha poteri su tante sfere che appartengono poi alla società che lui si accinge a gestire. Quindi, ecco. Questa è una cosa che Vespasiano lascia sia ai suoi discendenti immediati che poi agli imperatori che si succederanno. Finalmente. Augusto non ha avuto il coraggio di farlo, questo passaggio proprio giuridico,
Però ecco, Vespasiano lo fa, ormai insomma indietro non si torna più, diciamo. Poi ieri in chiusura abbiamo anche dato un'occhiata a come cambia la società nella Roma imperiale. In pratica al vertice c'è l'imperatore e la sua famiglia, però anche, cioè nel senso che alcuni membri, molto spesso, anzi direi quasi sempre maschi della famiglia imperiale, aiutano l'imperatore, nel senso che l'imperatore gli attribuisce poi dei compiti, degli incarichi. Quindi può capitare che tu, che fai parte della famiglia imperiale, sei in qualche modo aiuti ad amministrare l'impero, che sempre no, a capo c'è l'imperatore, però tu lo, diciamo, collabori col tuo familiare. Poi ovviamente qui, in questa zona qui più chiara, c'è la classe dirigente. Anche da qui gli imperatori pescano collaboratori, anche molto spesso molto importanti. E qui troviamo, come al solito, gente che già conoscevamo, l'ordine senatorio, cioè i vecchi patrizi, chiaramente. Qui però addirittura vedete l'ordine equestre, cioè i cavalieri, quelli che sono arricchiti con le conquiste, che poi da Augusto in poi ottengono anche un riconoscimento politico, cioè ricoprono cariche importanti. La nobiltà locale, cioè nelle province c'erano degli aristocratici locali, che a questo punto vengono coinvolti anche loro nell'ambito della classe dirigente, in incarichi, in cariche, eccetera. E poi lì addirittura liberti imperiali. Sapete, il liberto, no? L'abbiamo detto ieri con i ragazzi che stavano a scuola, è una figura tipicamente romana, praticamente uno schiavo che ha meritato che il padrone lo liberi. Poteva succedere. E quindi gli ex schiavi dell'imperatore possono fare una carriera importante anche nell'ambito della classe dirigente. Ovviamente non erano gli schiavi che servivano a tavola, cioè nella famiglia imperiale c'era anche lo schiavo che, per esempio, che ne so, faceva il professore, no, di retorica, di oratoria, di matematica, eccetera, ai figli dell'imperatore, no? Quindi anche intellettuali erano gli schiavi. Una volta liberati, si ritrovano a far parte di questa zona importante della società romana. E poi, ovviamente, qui alla base della piramide, quindi immaginate la stragrande maggioranza della popolazione, sono o ingenui, ingenui non nel senso sono stupidi, nel senso che sono nati liberi. Genuo significa nascono. Ingenui sono quelli che nascono liberi, quindi cittadini normali. Plebei, una volta l'avremmo chiamati così. E poi, ovviamente, continuano ad esserci i servi, come li chiamavano, no? Proprio in latino, cioè gli schiavi. Quindi questo era un po' un breve riassunto della puntata di ieri. Ci sono problemi? Prima che passiamo ad altro, ditelo o tacete per sempre. Va bene, tutto a posto, mi sentite? Sì, sono ancora. Sì, prof. Bene, no, non vi preoccupate, interrompetemi, fate come in classe. Se c'è qualcosa che dico, che ne so, un termine, un concetto che non vi pare chiaro, ovviamente mi bloccate, mi fermo, basta parlare. Allora, Tito è questo signore qui, l'abbiamo visto prima, no? Tito forse è il più amato fra i Flavi, ma anche dal punto di vista della cittadinanza, cioè proprio anche i cittadini romani lo amano. Perché? Beh, perché è uno che governa serenamente, è un saggio imperatore, paragonabile, bah, forse a Claudio, no? Di Giulio Claudio, per esempio, o Tiberio, anche se Tiberio ebbe poi il problema con Seiano. No, Tito fu un bravissimo amministratore dell'impero. Solo che gli toccarono praticamente, ahimè, anzi a lui, due grane. Una molto grossa, la guerra giudaica. Vedete qui l'impero romano ai tempi dei Flavi, questi confini stanno a indicare i confini delle province, no? Vedete, c'è una provincia qui che è particolarmente evidenziata, che è la provincia di Giudea. Oggi più o meno la Palestina, praticamente ne vediamo un pezzettino. La vediamo un po' meglio, ecco, se è in grandissimo, no, quel settore rosso, ecco, staremmo qua dentro. La Giudea è la Palestina attuale, che pure oggi, insomma, sapete, no? Israele, palestinesi, non è proprio una terra molto tranquilla. Ecco, già ai tempi in cui governava Vespasiano, cioè il padre, Tito fu mandato lì, quindi era una chiara indicazione che il successore poi di Vespasiano sarebbe stato proprio lui, figlio diretto, e fu mandato qui in Giudea, chiamiamola col termine romano,
per debellare una ribellione antiromana, perché la Giudea era una provincia, insomma, no? Era da diverso tempo sotto il controllo di Roma, e una ribellione, pensate, che era scoppiata fin dai tempi di Nerone, quindi erano 4 anni che in Giudea, insomma, i romani avevano una situazione piuttosto complicata, diciamo così. Come era nata questa cosa? Allora, tutta la parte da studiare, a parte quello che vi dico adesso, insomma, su quella che viene chiamata la guerra giudaica o rivolta giudaica, la trovate a pagina 38 del vostro libro. Se ce l'avete lì potete anche dare un'occhiata. E lì si fa la storia del rapporto fra questa terra e il dominio romano. Tenete presente, intanto, perché Giudea? Perché Giuda era stato uno dei patriarchi del popolo ebraico, e non è il Giuda che tradisce Gesù, chiaramente. Quindi gli ebrei, i romani, li chiamavano giudei, quindi molto, molto facilmente, diciamo, semplicemente. E da Pompeo in poi, che è Pompeo che mette lì per la prima volta le armi romane, conquista la Giudea, sapete che Pompeo fu il grande nemico, il grande antagonista di Giulio Cesare, grande generale pure lui, però lì come risolse il problema? Perché si rese conto subito che quella non era una terra facile da amministrare e da controllare militarmente. Lasciò una parvenza, no? un simulacro di indipendenza a questa terra, perché mise lì a governare dei re benvoluti dai romani, quindi dei re amici dei romani. Quindi Pompeo risolse così il problema, non ci mise nessun prefetto, come farà poi Augusto, quindi insomma, uno dei grandi re fu Erode il Grande, non l'Erode del tempo di Gesù, per esempio, e quindi sembrò che la faccenda funzionasse. Augusto invece ruppe con questa situazione e quindi, diciamo così, rinfocolò la voglia di rivolta degli ebrei, dei giudei, perché ci mise dei funzionari romani a governarla, i prefetti. Un prefetto famoso, ecco qui possiamo stare nell'ambito della storia cristiana, fu il famoso Ponzio Pilato, no? Quello che lasciò condannare a morte dai sacerdoti ebrei Gesù, se ne lavò le mani, no? Vi ricordate, fa quel gesto simbolico. Ecco, Ponzio Pilato era un prefetto romano che Augusto aveva mandato da quelle parti a gestire questa, scusate il termine, questa rogna tremenda che era la Giudea. E, diciamo che Claudio e Caligola invece ripresero lo strumento tipico del vecchio Nerone, cioè di nuovo utilizzarono re locali che però erano amici dei romani. Il problema quando nacque praticamente? Ecco, nacque quando, ahimè, ai tempi sotto Nerone per finanziare, diciamo così, il suo stile di vita, no? La costruzione della Domus Aurea, chiese a tante province più tasse. Questo, sapete, non è bello per le popolazioni che se le vedono imporre, e questa richiesta di tasse particolarmente pesanti in Giudea venne accolta come una vera e propria ribellione. Quindi la gente scese in piazza con le armi, cacciò via da alcune città importanti i soldati romani, cioè ci fu un inizio di guerra. Nerone, tra l'altro, peggiorò la situazione perché crocefisse alcuni leader della rivolta, quindi insomma sobillò ancora una volta la voglia di vendetta dei giudei. E a questo punto, quando Vespasiano arriva sul trono imperiale, lì pensate, questa situazione, come dicevo qualche minuto fa, dura da 4 anni, quindi 4 anni in cui la Giudea non era stata pacificata, malgrado ogni sforzo delle legioni romane di schiacciare questa rivolta. Chi ci riesce? Ci riesce Tito. Tito fa due cose. Intanto, avevo preparato un'altra mappa, scusate un attimo, che forse è più chiara. Vediamo. Tito viene mandato ovviamente lì dal papà, diciamo così, visto che il padre si fida abbastanza del figlio, insomma, lo considera un affidabile. Eccolo qua. Considera il figlio un generale affidabile, un po' preso del padre, si potrebbe dire scherzando, ma non troppo. Lo manda lì, le truppe romane sbarcano a Cesarea, che era un grosso porto di quella zona. Ecco, vedete qui il percorso. Loro attaccano subito il centro, diciamo così, no? Se vogliamo chiamarlo così, della rivolta, che è Gerusalemme.
Gerusalemme viene attaccata massicciamente dalle truppe di Tito, e pensate che Tito fa una cosa veramente riprovevole, diciamo così, la vediamo dopo, e che resta scolpita proprio nella storia del popolo ebraico, ancora oggi, insomma, se lo ricordano, cioè distrugge il tempio più importante della religione ebraica, che è il tempio di Salomone, questo re mitico che l'avrebbe costruito, era antichissimo questo tempio già ai tempi di Tito, e lo distrugge quasi completamente, proprio a dire: qui comando io, basta, basta questa vostra religione che sconfina poi nella politica, nel fanatismo, io la voglio proprio schiacciare. E l'ultima, qualche anno dopo, ragazzi, attenzione, non finisce qui, l'ultima roccaforte dei ribelli, vedete, proprio al confine meridionale di questa terra, la fortezza di Masada, la vedete a pagina 38, immaginate una rupe che finisce con una specie di pianoro, e lì c'era una fortificazione che resistette all'assedio romano per tanto tempo, e pensate poi alla fine, veramente un finale veramente tragico, i suoi difensori, centinaia di persone, centinaia di ebrei, preferiscono suicidarsi collettivamente piuttosto che consegnarsi prigionieri ai romani. Quindi questa cosa rimane anche questa, con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, diventa un episodio chiave per capire, insomma, per la storia del popolo ebraico. Quindi Gerusalemme e Masada dopo sono le due tappe fondamentali di questa campagna. E lascio qui la mappa. E vediamolo questo Tempio di Gerusalemme. Sapete, a me l'archeologia piace particolarmente, e poi la storia antica senza archeologia, insomma, si studia male. Questa è la ricostruzione del Tempio, vedete, una cosa gigantesca, molto grande. Qui, questo era il Tempio vero e proprio, che costava praticamente l'altare, no, in cui gli ebrei veneravano quello che per loro era il solo Dio, no? E quindi loro sono un popolo monoteista, come sapete, abbastanza raro nella civiltà antica. Vedete, un piazzale enorme porticato, e poi fortificata la parte più importante del tempio, un cortile d'ingresso e poi, come dicevamo, il tempio vero e proprio. E se vogliamo vederlo dentro, vedete com'era fatto, no? Qui c'è un altare per i sacrifici, proprio di fronte al tempio. Qui vedete un tempio ricchissimo, dall'alto pare addirittura che le pareti fossero laminate in oro. Quindi immaginate i soldati romani, che bel bottino. E poi vedete queste cose qui, sono le menorah, c'hanno i candelabri a sette braccia, che sono proprio il simbolo, no, della religione ebraica. E lo ritroviamo, pensate, ecco, quando tornò a casa Tito, questo è quello che rimane oggi del Tempio di Salomone, solo un muro praticamente, il famoso muro del pianto, dove gli ebrei vanno a piangere la sorte che per molti secoli gli toccò della diaspora, cioè della dispersione in tutto il mondo. Ancora oggi chi ha qualche dolore porta lì un bigliettino e lo mette nelle sconnessioni delle pietre di questo muro. Quindi quello è uno dei pochi resti che rimane oggi a Gerusalemme di questo grande tempio che i romani rasero al suolo. Quando Tito torna a casa a Roma, perché poi questa guerra i romani e Tito la vinsero, fa costruire proprio all'ingresso del foro romano, dalla parte del Colosseo, un arco di trionfo che celebra le sue imprese. Vedete, qui si intravede, no? Il senato del popolo romano al divo Tito, in latino è il dativo, no? Al divino Tito, figlio del divo Vespasiano, quindi lui, no? E se noi andiamo a vedere mi pare che sia questo rilievo qui, vedete come se fosse una fotografia. Tito ci ha tenuto, ecco qua, vediamo questa roba qui, cioè i soldati romani, vedete che prima di demolire praticamente il Tempio di Gerusalemme portano via un sacco di roba preziosa, fra cui, vedete, una di quei candelabri che abbiamo visto ricostruiti, una menorah probabilmente in oro, no? E che questo ci fa vedere questo rilievo, la processione, più che altro il corteo trionfale di Tito quando torna a Roma. Vedete, qui sono delle casse piene di robe, no? Chiaramente le insegne delle legioni, chiaramente, ma questa è molto importante, cioè proprio la menorah proprio come preda di guerra, diciamo. Quindi questa è la prima volta in cui Tito, diciamo così, diventa importante agli occhi dei romani. E mi sembra, insomma, una buona presentazione, diciamo così.
ci fermiamo un pochino, perché adesso poi non è soltanto Tito, non è soltanto il conquistatore, diciamo, anzi più che altro colui che schiaccia la ribellione in Giudea, ma ha a che fare anche con l'inaugurazione di uno splendido monumento che ancora oggi ci vengono tutti a vedere, no? Cioè che il Colosseo. Ci fermiamo soltanto un pochino e poi riattacchiamo la nostra. Okay. Se volete sgranchirvi un attimo potete farlo. Ci vediamo fra un minuto, ok? Intanto interrompo un attimo la registrazione. Eccoci qua. Il Colosseo in realtà si chiama, vi ricordate, forse Anfiteatro Flavio, quindi mi sa che c'entra qualcosa con questi signori, no? Immagino. L'Anfiteatro Flavio nasce su idea, diciamo così, di Vespasiano, il primo dei Flavi. Come mai? Pensate che, malgrado l'amore appassionato dei romani per gli spettacoli che poi verranno ospitati dal Colosseo, no? Che vengono ospitati anche da un sacco di anfiteatri in tutte le città delle province romane, cioè gli spettacoli dei gladiatori, tanto per capirci, oppure i gladiatori che combattono contro delle belve feroci, oppure delle finte battaglie navali, perché addirittura l'anfiteatro Flavio e altri grandi anfiteatri potevano essere parzialmente allagati al centro e potevano ospitare delle simulazioni di battaglie navali. Quindi questa roba qui ai romani piaceva, forse più del teatro, sono un po' diversi dai greci, no? Sappiamo, gli piacevano questi spettacoli un po' truculenti, perché i gladiatori poi morivano, ovviamente. E quindi però, malgrado questa passione, Roma non aveva, almeno fino a Vespasiano, nessun anfiteatro in muratura. Pensate, incredibile, ci saranno stati diversi in legno, però insomma ormai la capitale dell'impero aveva, dice, almeno così insomma pensava l'imperatore Flavio, aveva diritto insomma a un edificio di spettacolo degno, no, di Roma. E quindi lui praticamente lo fa costruire, comincia la costruzione. Poverino però muore prima, quindi chi inaugura effettivamente l'anfiteatro Flavio, possiamo richiamarlo Colosseo, poi vediamo perché Colosseo, fu poi il figlio Tito. Nell'80 d.C. Tito fa una serie di spettacoli gratuiti per la popolazione, questo ci fa capire anche perché era particolarmente amato, e quindi questa enorme cosa che è il Colosseo viene praticamente a essere inaugurato. Vediamo un attimo in una ricostruzione, perché non può essere aperto, maledetto. Aspettate, ci riproviamo un attimo. C'era una ricostruzione interessante, adesso vediamo se riusciamo a riacchiapparla. Allora, eccolo qua. Sì, eccola qua. Intanto qualche cosa che ci sembra strano, no? Noi siamo abituati a vedere il Colosseo come sì, le arcate, almeno per una buona parte, sono 80 arcate, pensate quante sono. Però sono vuote. Ecco, immaginate che invece, al momento in cui per molti secoli, insomma, fino a che l'impero romano fu in piedi, e le arcate erano occupate da statue. Di chi? Dei, gladiatori, imperatori. Poi queste cose qui non ci sono più, ovviamente. Sono dei pali in legno che poggiano su delle mensole in pietra. E queste sono rimaste. Magari quando ci passate sotto, andate a vedere, insomma, è interessante. Questi pali, vedete, reggevano un'enorme vela, un enorme velarium, come si diceva a quei tempi. Cioè un tendone che riparava dal sole cocente durante l'estate gli spettatori del Colosseo. Immaginate che roba, no? Un edificio veramente imponente. E mentre vediamo scorrere le immagini, ecco, vi dico un attimo le dimensioni, no? Ecco, qui lo vediamo dentro, no? Oggi, come sapete, l'area dell'arena non è così. Si vedono praticamente le fondamenta, dei trabocchetti, delle botole che facevano apparire
quasi per magia sul terreno dell'arena, gladiatori o animali feroci. Quindi, però ecco, gli spettatori ovviamente avevano a che fare con questa zona piatta dove si svolgevano appunto i combattimenti. E pensate alle dimensioni, no? Il nostro libro a pagina 41 cioè, dedica la prima parte della pagina proprio al Colosseo, quindi andate a studiare poi. E l'altezza del Colosseo è quasi 49 metri, 48,50. È l'anfiteatro del mondo romano più grande di tutti, quindi ovviamente. E l'anello maggiore, ecco quello, l'anello esterno, diciamo la parte esterna, è un'ellissi, vedete, non è perfettamente circolare. Pensate, c'è un diametro di 188 metri. Cioè, praticamente, da qui a qui sono 188 metri. Da qui a qui, invece, sono 156. Però è sempre... è come se fosse un'enorme piazza. D'altra parte, se siete entrati qualche volta là dentro, vi siete resi conto, insomma, di quanto è imponente, no? Vediamo. Un'altra visione. Beh, nel film Il Gladiatore poi ecco, le scene di combattimento sono ambientate proprio lì. No? E qui non si vede il velarium, ma immaginate che tutte le gradinate che potevano ospitare, pensate, 50.000 persone, una specie di stadio attuale, ecco appunto, venivano coperte in caso o di pioggia o di sole forte da questo telone. Veramente grosso. Mi dispiace dirlo, però sabe, andò così. La costruzione del Colosseo, ecco questo perché dobbiamo capire perché si chiama Colosseo, no? Vi ricordate nella Domus Aurea Nerone aveva fatto mettere proprio al centro di un colosso, la statua del Colosso, lago quello rettangolare, una statua, una sua statua d'oro, quindi laminata d'oro, che lo rappresentava come il dio come il sole, praticamente, nella sua megalomania. E i romani è l'unica statua, forse è l'unico elemento della Nobus Aurea che non distruggono, la lasciano lì dove era. Vi ricordate perché lì dove era? Perché le fondazioni del Colosseo, cioè proprio le fondamenta, nascono in questa enorme buca che viene lasciata libera dal prosciugamento del lago. E siccome la statua stava lì, a questo punto sì, c'aveva un po' le fattezze di Nerone, però poteva anche essere una statua in onore del sole e viene lasciata lì. Scomparsa, perché poi dopo l'aiuto dell'impero romano, purtroppo questa statua, visto che era fatta di bronzo dorato, viene praticamente smantellata e fusa dai conquistatori, dai barbari. Quindi Colosseo viene da questa cosa, da questa statua colossale. Colosseo è l'edificio, quindi traducendo, vicino al Colosso. Però Anfiteatro Flavio era quello, il suo nome ufficiale. Cioè. Le statue sono anche queste scomparse, sono state depredate purtroppo nei secoli successivi al crollo dell'impero, che l'impero crollò, come sapete, e qui c'è un avvicinamento quasi da drone a questo grande momento, insomma, enorme. E sul vostro libro ci sono anche, non so se ce l'avete davanti, però c'è una moneta romana, ci fanno vedere il verso e il recto, cioè il davanti e il dietro, che venne coniata probabilmente ai tempi di Tito. E Tito occupa una faccia della moneta ed è seduto su un bottino, sembrerebbe, no? In armi e non solo. E poi c'è nella facciata invece successiva un Colosseo praticamente gremito di gente. Vedete, ci sono tutti quei pallini che trovate all'interno di questa incisione, sono le teste del pubblico, diciamo così. E perché questa cosa, questo accostamento di Tito stranamente seduto su un sacco di roba e il Colosseo? Perché, come dicevo prima, poi mi sono interrotto, il Colosseo, la costruzione del Colosseo venne finanziata con il bottino della vittoria in Giudea, quindi tutto quello che i romani avevano portato via in quella guerra fu poi utilizzato per costruire questa enorme cosa, diciamo, che è il Colosseo. E io terminerei con una specie di come dire, di prossimamente. Il Colosseo l'abbiamo già visto, volevo farvi vedere che cosa succede, ahimè,
ai tempi di Tito, qui in Italia succede una cosa che per noi che studiamo storia è provvidenziale, ma come vedrete fu una vera e propria tragedia a quei tempi. È una specie di apocalisse che si andò a precipitare contro chi abitava dalle parti di Napoli nel 79 d.C. E sto parlando naturalmente dell'eruzione del Vesuvio, che praticamente seppellì tre grandi città e anche ricche città romane: Pompei, forse la più importante di tutti, Ercolano e Stabia. Tutte, diciamo così, giacevano, se vogliamo dire così, proprio alle pendici, ma la pendici no, sotto il vulcano Vesuvio, che però, ecco, la cosa da capire è che non era considerato un vulcano, sembrava una montagna anche molto fertile, perché sapete che i gas e le ceneri di un vulcano sono particolarmente importanti nell'agricoltura. Che ne so, sul Vesuvio si coltivavano vigne, quindi il vino del Vesuvio era importantissimo, e tanti altri prodotti ortofrutticoli, quindi quella montagna era vista come una montagna benefica. Da tempi immemorabili non si era comportata più come un vulcano, quindi a memoria d'uomo il Vesuvio non era mai stato un vulcano. E il problema è che sotto questa montagna, invece, come una pentola a pressione, la pressione del condotto, no, della lava, insomma, tipico del vulcano, era entrato in pressione, e alla fine praticamente nel 79, nel 25 agosto del 79, il tappo, che era la vetta del Vesuvio, venne frantumato da un'enorme esplosione, e durante questa esplosione il vulcano rilasciò anche, purtroppo, gas tossici, a base di zolfo soprattutto, e poi una pioggia, una nevicata che durò diverse ore di ceneri, che appunto provocarono quello che adesso il vostro questo video di ricostruzione ci fa vedere. Quindi ecco, la lezione di oggi termina in questo modo. Poi, perché è importante Pompei, che cosa abbiamo trovato dopo molti secoli da quelle parti, lo vedremo in una prossima lezione. Però ecco, chiudiamo con questa cosa che capitò, che mise a dura prova l'amministrazione romana. Tito anche lì si comportò come se fosse il titolare di quella che oggi si chiama protezione civile. Dette tutta l'assistenza possibile alle popolazioni colpite e dal terremoto, che diciamo che anticipò la grande eruzione, e poi dall'eruzione. C'erano da sfamare, da dare un tetto a tutta la gente che poca era sopravvissuta a questa catastrofe, e lui lo fece. Quindi questo spiega anche perché venne chiamato, no, delizia del genere umano dai cittadini romani. Quindi si comportò in maniera molto moderna, diciamo così. Vediamo quella giornata. In poche ore Pompei, da grande città, come dire, ricca, residenziale, un sacco di ville, di domus molto ricche, venne praticamente fatta scomparire dalla faccia della terra. Sì, leggiamo la didascalia. C'è un accompagnamento musicale piuttosto drammatico, giustamente. È vero, nel giro di pochi anni nessuno si ricordò manco più dove stava Pompei. Pensate, fu ridotta a un deserto. Alle 8 di mattina comincia a succedere qualcosa. Vedete, anche qui, anche a Pompei c'era un anfiteatro. Vedete, questo c'è il velario bello teso, no? Perché forse in quei giorni si stavano svolgendo gli spettacoli. Qui c'è il Vesuvio, che non ha la forma di oggi, perché c'è la vetta. Oggi praticamente manca tutto questo pezzo qui, è diventato un cratere, no? Quindi questo è Pompei così com'era, com'era quel giorno e come era stata per tanto tempo. Città viva, ovviamente, la mattina presto, insomma, c'è gente che va al lavoro, gente che passeggia, cani che abbaiano. Sono dovuto uscire, ma vedete, qui c'è un primo tremolio della terra, vedete? Terremoto che stava a significare che qualcosa stava succedendo. Guardate, dalla cima del Vesuvio si alza qualcosa che assomiglia a un fungo atomico, addirittura.
prima scossa passata, però una visaglia. 5 ore dopo, all'una del giorno, eruzione. Il tappo salta praticamente. Poi c'erano questi boati che arrivano fino a Pompei, insomma. Vedete? Ovviamente c'è un terremoto che fa cadere le tegole dei tetti, no? Comincia anche a danneggiare gli edifici. È una cosa spaventosa, penso, da vedersi. Vedete, stanno cominciando a cadere pezzi di lava, di pollice, di materiale vulcanico, insomma. 2 ore dopo tutta questa faccenda durava, guardate, c'è quasi una notte atomica. Sta cominciando a cadere anche la cenere. E gli edifici cominciano a crollare, alcuni edifici. Ovviamente, poiché si trattava di materiale anche incandescente, vedete, cominciano a nascere anche degli incendi, no? Sempre qualche ora dopo, gli incendi sono molto diffusi, no? Vedete, alcuni edifici perdono completamente il tetto, non la ritetto. Una furia pazzesca, durata ore, avete visto? Macigni grossi che partono dal Vesuvio arrivano come bombe in città. Stessa cosa succedeva a Ercolano e a Stabia, altri posti. Ormai è sera e qui il panorama è desolante. Città distrutta. Molti degli abitanti sono rimasti poi sepolti dalle macerie. Vedete, quando il sole tramonta, siamo ad agosto, quindi tramonta tardi, no? Lascia una città che solo poche ore prima era una città perfettamente, che continua a crollare roba, anche sotto il peso di quello che cade dal Vesuvio. E però il Vesuvio ancora non è contento, vedete, sta ancora eruttando, no? Sta ancora esplodendo. Cosa? L'una di notte, immaginate nel buio totale, no? La catastrofe già bella che avvenuta. Finita perché c'è questa valanga di cenere e pollice che a questo punto coprirà tutta la città. Vedete, sta scendendo qui, no? All'alba del giorno dopo, penso che la situazione sia spettrale. Vedete, sembra quasi dopo un attacco alieno, no? Praticamente c'è ancora nell'aria, vedete, l'atmosfera è piena di detriti e di polveri che continuano a cadere, come detto prima, come una nevicata molto prolungata. Pompei praticamente non esiste più. E sotto questa specie di mantello di cenere stanno i cittadini morti o per i crolli oppure asfissiati da quei gas che parlavamo. Qui guardate l'ultima botta, questa specie di ondata di cenere bollente, rovente, che fa piazza pulita di quello che è rimasto. Una catastrofe del genere metterebbe in ginocchio le nostre abitazioni anche oggi. Immaginate quelle del 79. Vedete? Spettacolare, ma orribile, tragico per chi c'è stato. Qui è finita. Si calcola 3-4 metri di roba che cade sulla città, vedete, alla fine è un deserto, no?
qualche pezzetto. Questo è l'anfiteatro, vedete? Siccome era piuttosto alto, non è stato completamente sommerso, ma tutte le abitazioni, che ne so, il foro, è stato completamente sommerso da questa roba. E fino a più o meno a metà del Settecento, del 1700, non siamo stati più capaci di vedere dove era Pompei. Poi un contadino, scavando da quelle parti, ha trovato i primi resti dell'antica città, e lì poi sono cominciate campagne di scavo sempre più importanti. Ancora oggi a Pompei si scava, non l'abbiamo tirata fuori tutta, anche perché è una città molto grande e c'è un sacco di roba. Poi, una volta che la tirate fuori, ovviamente va tutelata, perché è stata praticamente protetta dal mantello di cenere, però quando la tirate fuori poi è esposta alle intemperie e ovviamente a quello che potrebbe rovinarla. Quindi è un patrimonio, vedremo poi perché, ma ha bisogno di molta cura, diciamo così. Bene, quindi questo era quello che volevo dirvi oggi. E se ci sono problemi, non mi avete mai interrotto, quindi sono molto bravo, evidentemente. Però ecco, se c'è qualcuno che vuole, desidera che io gli dica qualcosa che ho appena detto, lo può fare adesso, sennò poi ci vediamo la prossima volta. Ok? Niente da dichiarare? Tutto a posto? Tutti ammutoliti? Tutto va grande. Va bene. Allora, intanto blocco la registrazione, perché poi quello che dico non è più utile.